Su questo vaso, uno dei più antichi esempi di scrittura alfabetica al mondo, il prezioso reperto risalente alla fine dell'VIII secolo a.C. è custodito nel Museo archeologico di Ischia Villarbusto. Rinvenuta a metà degli anni 50 del secolo scorso con altri preziosi oggetti nella necropoli di San Montano Laccameno, è un tesoro unico. Apparteneva al corredo funerario di un fanciullo di 10 anni. Il testo sarebbe un verso dell'Iliade in cui si parla di Nestore. Il vaso, infatti, è conosciuto come Coppa di Nestore. Ischia dunque, isola di bellezze paesaggistiche, ma anche luogo che conduce alle origini della civiltà. Il piccolo ma splendido museo, ospitato in una villa settecentesca appartenuta anche a Rizzoli, e che oggi è un sito aperto al pubblico per eventi, ma all'interno del quale il Comune di Laccameno ha in programma una serie di ulteriori iniziative di valorizzazione. Il parco e il Villarbusto sono uno dei siti più importanti della regione Campania dal punto di vista storico ma anche paesaggistico. Da questo parco è possibile ammirare degli scorci fantastici del comune di Laccameno ed è un'eccellenza per l'isola di Ischia. Il comune intende maggiormente valorizzare la struttura sia dal punto di vista culturale con una maggiore promozione del museo ma anche del parco stesso attraverso la realizzazione di eventi. Ad esempio ne partiranno alcuni già dal 25 giugno, realizzati proprio dal Comune di Laccameno, che valorizzano il parco ma anche gli artisti del nostro territorio. Inoltre abbiamo diversi progetti per valorizzare appunto la struttura e restituire questo parco anche alla cittadinanza, sfruttarlo tutto l'anno, attraverso il ripristino di un'area giochi bambini e attraverso un progetto che per adesso è definitivo solo, siamo allo stato definitivo di Villa Gingerò, che sarà uno spazio, diciamo, multifunzione dove sarà possibile realizzare dei laboratori, ma anche delle mostre, delle conferenze, ci sarà una sala multimediale al passo con i tempi.